questa fase 2 della garanzia giovani? Cambia che i fondi che verranno erogati saranno destinati ai NEET, cioè quei ragazzi senza lavoro che fuori dal percorso scolastico, che sono nelle famiglie più disagiate, cioè nelle famiglie che godono già del reddito di inclusione. E quindi la particolare attenzione di Regione Lombardia è rivolta soprattutto alle categorie più deboli. Abbiamo introdotto anche una sorta di premialità per i tirocini, perché noi consideriamo i tirocini efficienti ma non sufficienti, e quindi i fondi che andranno agli enti dei tirocini saranno soltanto per coloro che accompagneranno questi giovani nel mondo del lavoro, cioè a contratto di lavoro effettuato. Quindi è una sorta di condizionamento e di premialità, soprattutto quando abbiamo i risultati, perché l'interesse maggiore di Regione Lombardia è dare lavoro ai tanti giovani che ne hanno bisogno. Ricordo che lo scorso anno sono stati oltre 100.000 i giovani NEET che si sono rivolti a noi, e ne abbiamo occupato, il nostro orgoglio, il 91,3%, cioè oltre 95.000. Speriamo che anche quest'anno si ripeta questa grande occasione per tanti ragazzi in un momento così particolare.